temersi dee di sole quelle cose c'hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Così Beatrice comincia nel secondo canto dell'Inferno a spiegare a Virgilio perché non teme di essere scesa quaggiuso, come lui gli chiede. Con questa sentenza di spirito aristotelico, Beatrice avvia quella che è la catena del soccorso, ciò che l'ha spinta dalla Vergine Maria con la mediazione di Lucia a scendere giù fin tra coloro che sono sospesi e chiedere l'aiuto di Virgilio perché vada in soccorso del suo amico perduto nella selva oscura. È infatti una catena anche di racconto, di narrazione. È Virgilio che sta raccontando a Dante chi lo ha mosso fino a lui e lo sta confortando, lo sta spronando ad uscire da quella condizione di viltade che offende la sua anima per affrontare il viaggio. Dante infatti aveva appena detto a Virgilio: ma io perché venirvi? O chi concede? Io non Enea, io non Paolo sono, né degno a ciò, né io né altri il crede. Virgilio, nel raccontare a Dante questo percorso di soccorso, di mediazione fin dall'alto cielo della Vergine Maria, chiede e racconta a Dante la domanda più importante che fa sì che Beatrice non abbia paura di scendere all'inferno, seppure fosse il limbo. E allora iniziare con temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di far altrui male, dell'altre no, che non sono paurose, è un modo per Beatrice e per Dante di dare a tutti noi il conforto, quella lunga catena che arriva fino al lettore, di un coraggio, il coraggio dell'amore, dell'amore con la A maiuscola, il coraggio della catena di conforto, di tenerci mano nella mano e capire che solo il male altrui è quello che ci deve far temere, solo essere causa del dolore altrui è quello che ci deve far temere. Di tutte le altre cose non dobbiamo aver paura. Ecco, scegliere questi versi che ho sempre sentito particolarmente miei, particolarmente confortanti in ogni momento difficile, magari della vita, in questo periodo appunto di distanziamento fisico e non sociale, perché siamo stati tutti molto vicini nonostante la distanza, mi è parso un modo di ricordare Dante oggi. E quindi auguro a tutti di non temere delle cose che non hanno potenza di fare altrui male.